Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la torta mousse al cioccolato e lamponi. Si tratta di un dolce moderno, dai sapori intramontabili, facile e veloce da preparare a casa vostra. È una torta adatta a tutte le occasioni che garantirà un effetto wow sulle vostre tavole. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo 100 g di cioccolato fondente, 50 g di burro e 2 cucchiai di latte a sciogliere completamente a bagnomaria. Lasciamo raffreddare fino al bisogno. In una ciotola capiente mettiamo 2 tuorli, 50 g di zucchero e 2 cucchiaini di acqua bollente. Montiamo per circa 5 minuti o finché otterremo una crema. L'acqua calda aiuta a montare meglio il composto e pastorizza le uova. Mettiamo da parte perché ora dobbiamo occuparci degli albumi. In un'altra ciotola versiamo i 2 bianchi d'uovo e un pizzico di sale e li montiamo finché saranno ben fermi. Versiamo il composto di cioccolato in quello con i tuorli e mescoliamo per bene. Aggiungiamo 50 g di farina 00 e mescoliamo finché otterremo un composto omogeneo. Con una marisa amalgamiamo poco alla volta gli albumi montati al composto, mescolando con delicatezza. Mettiamo un secondo da parte perché prendiamo una teglia imburrata e con un foglio di carta forno sul fondo. Versiamo l'impasto nella teglia, livelliamo per bene e sbattiamo qualche volta per togliere le bolle d'aria. Mettiamo a cuocere nel forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 15 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente nella teglia. Nel frattempo mettiamo 10 g di gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. In una ciotola capiente mettiamo 750 g di yogurt con cuore di lamponi non magro e gli diamo una bella mescolata. Versiamo 500 ml di panna da montare già zuccherata e montiamo con le fruste per circa 30 secondi. Assaggiate e se vi piacesse più dolce aggiungete dagli 80 ai 100 g di zucchero a velo vanigliato. Mettiamo da parte e prendiamo un pentolino in cui versiamo la nostra gelatina insieme a 2 cucchiai d'acqua. Facciamo sciogliere sul fuoco basso. Aggiungiamo la gelatina fusa alla crema e la amalgamiamo per bene. Abbiamo diviso in 2 parti uguali la crema. In una aggiungiamo 40 g di polvere di lamponi liofilizzati, che potete trovare facilmente in internet o nei negozi di pasticceria più forniti. Nell'altra mettiamo 40 g di cacao amaro e mescoliamo per bene. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi mettiamo la base della torta su un piatto da portata e mettiamo intorno un anello richiudibile di 22 cm di diametro. Ricopriamo i bordi con carta forno e chiudiamo l'anello. Iniziamo ad alternare un mestolo di crema al lampone e uno di crema al cacao, avendo cura di avere l'ultimo strato di crema ai lamponi. Livelliamo tutta la superficie con una spatolina. Mettiamo in frigo per tutta la notte. Riprendiamo la torta dal frigo, togliamo la teglia e la carta da forno e livelliamo con un coltello. Ora con del cioccolato fuso creiamo dei cerchi lungo il bordo. Concludiamo decorando con dei lamponi qua e là. Qualche perla di riso soffiato e delle perline colorate di zucchero.
Ammirate che meravigliosa torta siamo riusciti a creare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta. Guardate che meravigliosa stratificazione! Cosa posso dirvi? È una torta davvero straordinaria. La base al cioccolato è molto soffice ed entrambe le mousse sono vellutate e leggere. I lamponi liofilizzati donano un gusto ancora più intenso alla prima mousse, mentre nell'altra con il cacao aggiungono un gusto molto più cioccolatoso. Insomma, cacao e lamponi è un abbinamento straordinario, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.